Buongiorno, sono le 2 di notte. No, la formica è riuscita a uscire dalla gabbia. Siamo in giro per la barca, speriamo non finisca in acqua. Non è biscotti. Stai facendo? Qualche nodo strano. Non si vede niente in video, ma è una roba spettacolare. L'unica che riesco a fare è la foto. C'è un effetto della luna che è magico. Stare qua al buio, un po' spaventata, però riesce a pian piano abituarsi a questa nuova situazione che non avendo mai vissuto prima gli mette un po' di ansia, invece adesso secondo me invece comincerà a abituarsi e gli piacerà un sacco. La luna si specchia sul mare. Siamo quasi all'alba, dopo 3 ore. Sara è andata sotto a dormire perché aveva un po' freddo qua fuori. Ci siamo quasi. La luna c'è ancora. Tra poco sveglia Sara e c'è l'alba. E poi colazione perché c'è una fame. E ormai dietro la Corsica. È ormai lontana. Si comincia a vedere qualcosa. E fra poco vediamo l'alba. Adesso non so se chiamare Sara perché sta dormendo così bene. E siccome ha fatto la notte un po' sveglia e impaurita per la sua prima notturna. Dopo però si è anche tranquillizzata guardando le stelle, qualche satellite che si vedeva. Adesso mi dispiace anche svegliarla. Stiamo facendo vela e motore perché non c'è vento, però con questi 6-7 nodi col motore mi aiuta questo vento apparente a guadagnare mezzo nodo. Tra l'altro sì. E riesce a vedere Montecristo e la prima punta dell'Elba si vede. Dovrebbe essere la parte più alta, Monte Capanne. Buongiorno, ci siamo quasi per l'alba. La Corsica, Solenzara. In Corsica siamo partiti da là in fondo, ormai non si vede più neanche il faro di Porto Vecchio e si vede Monte Cristo bene e l'Elba. Sto aspettando l'alba, la Sara ha fatto un accenno di essersi svegliata e ha dato uno strillo, oh ci sei? Perché quando va giù a dormire ha sempre l'incubo che torna fuori e non mi trova. Guarda che spettacolo, la Corsica, si vede ancora la neve sulle montagne. Sara si è alzata, ha visto l'alba e è tornata a letto.
dice che fa un'altra mezz'ora e dopo colazione, che ha un sonno incredibile. Una roba incredibile anche i colori di questa mattina. Stamattina ho tirato su un po' di alghe, cioè stanotte. Oh, chi arriva, chi arriva? Dopo una dormita si gode l'alba. Facciamo colazione. Eccoli là, di là. E siccome sta mangiando loro, andiamo a mangiare anche noi. Qua è il faro di Sara, che è messo stanotte. Così mi sto quasi addormentando, quasi dormo qua. Ci siamo un po' ripresi dalla notturna, il mare è un olio. Mentre ho fatto colazione, Sara sta scrivendo il diario. Ormai è diventato un libro, perché quante pagine avrà? 28. Anche illustrate con delle foto con la nostra macchinetta fotografica stile Polaroid. Ogni tanto vediamo delle cose che spuntano dal mare, ci avviciniamo magari di 10 metri e scompaiono, sembrano tartarughe. Piattume senza vento, dobbiamo andare a motore. Però dovrebbe arrivare un po' di vento da sud-est, quindi fare un po' di vela più tardi, speriamo, dopo pranzo magari, le ultime 4-5 ore, se riusciamo a spegnere il motore. Sara ha avvistato qualcosa. Ma vedi che sta nuotando? Spettacolare. Ciao! Dove è andata? Eccola lì, lì, lì! Abbiamo visto una tartarugona! Una tartaruga di mezzo metro! Che nuotava, appena si è vista è nuotata! Eh sì! Poco si mangia, siamo arrivati quasi all'elba, cioè quasi, manca ancora il pomeriggio, però si vede bene l'elba, già nutri, siamo di fianco a Scoglie d'Africa, si intravede Pianosa e il mare è una tavola, cioè bellissimo. Peccato che dobbiamo essere lì per le 6-7, se no andare a vela anche 2-3 nodi.
sarebbe stato la pace interiore. Si mangia. Appetito. Un appetito. Le zucchine preparate all'addio più fulmini in 5 minuti. Siamo quasi davanti all'Elba a Corsica e dopo 10 ore non si vede più niente. Si vede solo il dito della Corsica e basta. Mozzarella, tonno, un pezzetto di cipolla, zucchine e spianatina sarda. Ci sono 6 nodi, andiamo a 2 nodi e mezzo. Spegniamo il motore per mezz'ora, un'oretta, tanto perderemo sì e no 1,5 miglia di media, cioè 1,5 miglia su tutta la lunga, quindi magari 20 minuti di ritardo. Però mangiamo in pace e in silenzio. In silenzio, senza rumori, e anche per la sicurezza se arrivano barche le sentiamo. E se vediamo i delfini, cioè se i delfini arrivano che cominciano a saltare, li sentiamo pure. Qua ci sono 2 traghetti e si vede anche Capraia là in fondo. No, no, facciamo 3, 6, 3, 8. Va bene anche così. Cos'hai pescato? Aspetta, aspetta! Un tonno! Un tonno rio mare! Vedi, così va la pulita. E si può riciclare nell'alluminio. Si può riciclare nell'alluminio, non puzza e il resto non è andato buttato, ma ai pesci. Che dormita! La Sara ha guidato da sola, ha acceso il motore, ha spento il motore, adesso l'ha riacceso. Abbiamo passato Pianosa, là c'è Monte Cristo, stamattina ero un po' addormentato e ho detto Giannutri, ma Giannutri è un isolotto che neanche si vede ed è dietro ed è piccolissimo. Quello là è il Giglio, che non si vede bene, e l'Elba, ecco la nostra Elba, e là c'è Capraia in fondo, la Corsica ormai è un lontano ricordo delle montagne là dietro. E la nostra partenza non si vede più ormai. Siamo arrivati negli ultimi 4 giorni del nostro giro, qua all'Elba ci rilasseremo un po' perché di miglia ne abbiamo fatte. Chissà quante ne abbiamo fatte, secondo me ne abbiamo fatto 450-500 fino adesso, però le calcolerò bene quando finiamo tutto. E all'Elba vediamo di fare i bagni, andare a solo a vela e basta, basta queste traversate lunghe. Anche se prima mi era venuta l'idea, ho detto andiamo fino a Capraia mercoledì e poi giovedì torniamo, però la lasciamo per un'altra volta, tanto all'Elba non abbiamo ancora visto il Giglio e Capraia, quindi non basta una vita per visitare tutta quest'area. E voilà, cambiati e profumati, stiamo riassestando la barca perché stiamo entrando a Porto Azzurro tra poco e avremo delle visite, quindi cerchiamo di portarci avanti, abbiamo sistemato tutto, poi laveremo la barca. Sotto Sara sta mettendo posto anche sotto.
cime di ormeggio poppa pronte. La Sara, grande appassionata di biologia marina, ha fatto anche delle settimane d'altura per vedere i cetacei nel triangolo dei cetacei in Liguria. Mi ha ormai indottrinato a usare solo prodotti che non inquinino per lavarsi. Biodegradabili, ho fatto un lavaggio ai capelli ecosostenibile perché abbiamo lavato i capelli ancora un po' fuori dalla costa con questo shampoo che si scioglie nel mare, e poi per asciugarli semplicemente brezza marina dai 3 ai 5 nodi, così non abbiamo neanche usato l'elettricità. Siamo un po' provati da questa giornata, perché abbiamo fatto ben 15 ore di navigazione da Sud Corsica all'isola d'Elba. Siamo partiti alle 2 di questa notte e siamo arrivati alle 6 come da programma, anzi 10 minuti d'anticipo. Nonostante il pranzo a vela. Abbiamo fatto 5-6 ore a vela e il resto a motore perché non c'era vento. Siamo arrivati in Canada! Le spiaggettine con gli alberi così, le rocce. Oppure la Nuova Caledonia, anche lì ci sono i pini. Vabbè, siamo arrivati a Porto Azzurro e il nostro tour d'altura è finito e ora ci godremo una settimana di tranquillità. Ciao! Ah, ok, noi abbiamo lavato la barca, il tempo che si asciuga, comunque potete venire qua. Okay. Va bene, ok, ciao. Ciao. È arrivata la sorpresa, è arrivata mia mamma. Che vuole fare la comandante e vuole fare un bagno domani, tuffarsi dalla prua. Sì, a 4 ristoranti, ha vinto quello lì, quello che è la barca, ha vinto quello lì a 4 ristoranti. Ci vedete voi dove dobbiamo andare? No, qua non conosciamo tanto, perché eravamo venuti solo una volta a mangiare fuori. No, Marciana Marina era quello buono, e se no c'è nulla, ma bisogna prendere la barca. Ah, no, che meraviglia!